c'è una gran voglia di ricordare il Mondiale dell'82, un bellissimo Mondiale vinto, soprattutto in questi tempi in cui per la seconda volta ai Mondiali non ci andiamo. Preciso che io c'ero nell'82 ed ero casualmente in una strana situazione. Eravamo quattro giornalisti a difendere strenuamente Berzot e la sua nazionale contro tutti. Ero l'unico che era arrivato addirittura in maniera quasi demenziale a gridare "vinceremo il mondiale". Mi sono divertito, non seguendo quello che era l'andazzo disfattista di attaccare la nazionale, mi sono divertito perché alla fine ho cominciato a vincere in maniera stupenda. La partita che ha chiarito tutti i dubbi a me, ne ha lasciati agli altri qualcuno, è stata Italia-Argentina. Avevo vissuto la vigilia una trasmissione televisiva del processo di Biscardi con urla e strepiti di ogni genere, perché i politici avevano chiesto il rientro della squadra azzurra perché i giocatori non davano alcun affidamento e volevano troppi soldi. Comunque me ne andai a Barcellona, al Sarriá, tranquillo, a vedermi il mio Italia-Argentina, a vedermi Maradona, ne avevo una gran voglia. Gentile gli fece vedere forse il peggior Maradona della storia, non gli fece toccare molti palloni, cominciò l'Italia tranquilla sull'Argentina, gol di Tardelli, gol di Cabrini, quando arrivò il gol di Passarella ero già felice e contento in una tribuna stampa piena di gente silenziosa e amareggiata. Questo tirava l'Italia di quei tempi, ma devo dire che fa parte del gioco, così come fa parte del gioco oggi ricordare quei giorni meravigliosi con i quali ci ritroveremo più avanti, perché c'è ancora tanto da dire e, se permettete, tanto da godere.